Buongiorno, buon sabato 10 di dicembre, benvenuti a Mattino 6, la quotidiana rassegna stampa della nostra redazione. Inizia subito con i quotidiani regionali. Andiamo a vedere le prime pagine. Iniziamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. Confindustria l'Aquila accusa. Pescara eh, Chieti verso Teramo, la territoriale del capoluogo decisione che spetta alla giunta. Il presidente Fracassi, la fusione ormai necessaria, chi lema contro non capisce il suo ruolo. Questo è il titolo di apertura. Andiamo a vedere anche un estratto dell'articolo, una realtà distorta e dannosa per il sistema imprenditoriale regionale, così il presidente di Confindustria L'Aquila, Marco Fracassi, replica lo scenario anticipato. Dal messaggero, secondo cui sarebbe ormai tramontato il progetto di fusione regionale dell'associazione con l'asse Chieti pronto a virare verso Teramo. Chi a queste velleità, dice Fracassi, in una nota ufficiale non ha compreso il significato del proprio ruolo. E poi a centropagina la cronaca eh, Dolore senza vendetta per Jennifer, ieri pomeriggio i funerali della ragazza uccisa dall'ex... ...convivente, Don Valentino ha detto, e con il suo eh, papà. Dolore sì, ma non vendetta, queste le parole del parroco al funerale di Jennifer Sterlecchini... ...che si è tenuto, eh, come detto, ieri pomeriggio alle 14.30 nella chiesa del eh, Beato Nunzio a Pescara. Sempre eh, cronaca, morto l'artista Poglio, era caduto in un eh, canale. Vittorio Pollo non eh, Poglio non ce l'ha fatta, in coma dallo scorso 21 novembre... Quando era precipitato da una scarpata vicino casa, il noto artista è morto ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara a distanza di 18 giorni dal ricovero. Troppo gravi le lesioni alla testa riportate nell'incidente. Continuiamo con la cronaca nel taglio basso a Torano. Il parroco sventa una rapina alle poste, messi in fuga dall'allarme dato dal parroco che si accorge di una banda in azione a Torano Nuovo ed avvisa i carabinieri: colpo fallito nella notte tra giovedì e venerdì all'ufficio postale del paese quando i malviventi hanno provato ad impadronirsi del postemat. Forse quattro gli uomini che sono entrati in azione con il volto coperto. Che hanno pianificato tutti i passaggi di un vero e proprio assalto. Avevano già colpito in un deposito a Sant'Egidio alla vibrata. Nel ehm, di spalla, scusate, Chieti squadra fantasma di un club che non c'è più, questo è il caso eh, che riguarda eh, la Serie B, il Chieti Calcio è una squadra fantasma, il Presidente Giacomini dice di non volerne sapere più nulla, dimenticando forse un piccolo, si fa per dire particolare, detiene l'intero pacchetto eh, societario e come detto il Presidente ha ripudiato, ha ripudiato la società, il giocatore in fuga, il fallimento è dietro l'angolo. Restiamo al calcio, il Pescara si gioca alla salvezza a Crotone. Oggi alle 18 lo scontro diretto, Campagnaro recupera, è arrivato il momento della verità, oggi pomeriggio l'uscita di Crotone, il Pescara gioca il secondo scontro diretto stagionale, dopo aver steccato quello casalingo contro l'Empoli in Calabria la squadra di Oddo non può permettersi un altro blackout, bisogna fare punti e non perdere Campagnaro, questa è la buona notizia, ci sarà. Poi la Lega Pro, ribaltone Teramo, torna Zauli dopo l'esonero di Nofri, il tecnico dice nessuna rivincita in Serie D, Noman carica L'Aquila Romano alla Vastese. Nel Taglio Alto, L'Aquila, call center, a rischio 560 dipendenti, Cialente cioè contatta il presidente e Poi a Giulianova, stazione delle ferrovie, proteste per i bivacchi dei senzatetto, A Pescara, referendum, province salvate, adesso Di Marco batte cassa. Necessari finanziamenti per le scuole e la manutenzione delle strade. La assoluta priorità è pagare luce e riscaldamento degli istituti superiori. Adesso andiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le prime pagine del giornale d'Abruzzo. Idea Mattarella, Gentiloni Premier. L'apertura è dedicata al Nazionale, alla crisi di governo, apertasi dopo il voto sul referendum confermativo della riforma costituzionale, come sapete ha prevalso il no con 20 punti di distacco. Dicevamo, idea Mattarella, Gentiloni Premier, no di Lega e Movimento 5 Stelle che chiedono subito di andare al voto, in corsa anche Paduan e Franceschini. Eh, e poi banche in crisi, Monte dei Paschi verso il salvataggio di Stato. Eh, Juncker sbaglia chi vuole distruggere eh, l'Unione Europea. Eh, poi ehm, troviamo. In cronaca, folla ai funerali, addio a Jennifer tra fiori e palloncini. Grande partecipazione e tanta commozione all'ultimo saluto della giovane uccisa a coltellate dall'ex fidanzato. Attesa sui risultati del sopralluogo del RIS. San Donato botte in chiesa: il parroco vuole la polizia e poi Pescara, luminari e smog monta. La polemica, i commercianti di Porta Nuova, quartiere dimenticato, qui neanche una luce, traffico in via dei Gasperi, parte l'esposto dei residenti. E ancora partecipate bocciate dalla Corte, i magistrati contabili sulle 1034 società abruzzese, razionalizzazione lontana nel taglio basso il calcio scontro salvezza pescara si gioca una fetta di a oddo a crotone rilancia campagnaro e recupera pepe per quanto riguarda l'anticipo alle 18 in calabria eh, con i biancazzurri che cercano continuità dopo il pareggio casalingo contro il cagliari acciuffato in extremis voglio cattiveria agonistica e aggressività ha detto l'allenatore massimo oddo che poi nel corso della seconda parte andremo ad ascoltare dobbiamo reggere l'urto di questo su questo piano giocheremo per vincere ma sarà importante non perdere e poi il calcio a 5 Bianca Azzurri raggiunti nel finale 5 a 5 a Latina questo per quanto riguarda la, pagina, eh, la prima pagina dell'edizione di Pescara del Centro. Andiamo avanti, eh, stesso titolo di apertura per tutte eh, le quattro prime pagine provinciali. Andiamo nelle cronache, questa è l'edizione di Chieti e dunque troviamo Lanciano, Furto di Olive, 100.000 euro il bottino, ladri prelevano anche olio, sottaceti e computer e persino. Un furgone della ditta Cinquina in località cerratina di Lanciano, a 5-0 il valore della refurtiva. E poi la notizia che abbiamo visto anche sul messaggero, morto Poglio, lo scultore dell'arte dell sacra. E poi addio a, a Brigante, il difensore dell'ambiente, ex consigliere comunale dei Verdi ed ex assessore eh, provinciale, si è spento ieri a 65 anni ad Imola dopo una lunga eh, malattia nel taglio basso. Tra serie D e promozione Chieti, uno vince e l'altro perde. I destini opposti delle due squadre di calcio eh, nero-verdi. Ad unirli sono solo i colori, ma i risultati ottenuti in campo sono agli antipodi. C'è una squadra di calcio in serie D, la SSD Chieti che eh, eh, rimedia figuracce su figuracce, c'è un'altra in promozione, il Chieti F Cito Realex, che ridà lustro alla città con vittorie saltanti. Un progetto a medio-lungo termine. E poi ad Ortona la Grimaldi imbarca 400 furgoni Ducato prodotti nella Sevel di Piazzano da Tessa. Andiamo ancora avanti sull'edizione Teramana: nelle cronache terremoto, verifiche shock eh, in un'abitazione eh, un su tre è inagibile. Il dato emerge dal report del comune di Teramo: sgomberati 447 edifici, ma restano da fare quasi 5.000 controlli. A Torano. Eh, parroco Sventa un assalto alle poste, assalto che era condotto con un escavatore. Poi Cellino sbagliano strada. Notte al gelo dentro l'auto si perdono in piena campagna. e La vettura si ferma: tre donne e due bimbi eh, restano eh, bloccati. Il calcio di Lega Pro, il ribaltone in panchina al Teramo. Bolla richiama Zauli dal Nofri. Non si tocca l'esonero nel giro di un giorno eh, dopo la partita persa in casa contro la Maceratese. Colpo di scena la vigilia della trasferta di Parma. Il club biancorosso ha sollevato dall'incarico il tecnico Federico Nofri dopo averlo confermato nel post gara con la Maceratese e affidato la squadra a Lamberto Zauli, licenziato a settembre. Sono stato io l'artefice di questo cambio, ha detto il DS Alec Bolla. E poi il basket di A2 Roseto si ricarica domani ceiesi in casa. Andiamo a vedere anche la pagina dell'Aquila del centro, nelle cronache, Tari più cara, mancano soldi al comune, servono 15 milioni alle casse dell'ente, la crisi di governo post referendum può avere ripercussioni su scuole e sociale. E poi sul Mona, parco devastato dai vandali, cercasi gestore, ancora l'Aquila, spacciano cocaina, cugini. Condannati, due giovani albanesi sono stati fermati dalla polizia dopo un inseguimento. Nel taglio basso ad Avezzano, Fabio e Dino, prime nozze gay a gennaio e il sì in comune, un atto di amore e, e coraggio. Morelli di origine rom fa il parrucchiere, Bordeaux è in pensione, hanno deciso di sposarsi. Il loro sarà il primo matrimonio arcobaleno in provincia dell'Aquila, reso possibile dalla legge Cirinna sulle unioni civili, che ha, da, che ha dato il via libera al riconoscimento giuridico dei legami sentimentali tra persone dello stesso eh, sesso. Adesso andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, apre con la funivia il progetto che riguarda proprio la città di Teramo: un referendum su Brucchi. Questo è il titolo. Se in consiglio passa il sì al progetto del rettore, la maggioranza potrebbe sfaldarsi definitivamente. L'editoriale proprio su questo argomento a firma del direttore Alessandro Misson appeso a una teleferica. Il sindaco di Teramo è appeso alla teleferica del rettore. La scomoda situazione di Brucchi che superato lo scoglio del referendum che pareva averlo ricompattato ai suoi, si ritrova adesso a fare i conti col progetto della funivia. Farà votare noi in maniera compatta dando prova di forza e coesione sulle scuole rinunciando però ai 10 milioni della funivia oppure rischierà di far passare il sì facendo brutta figura e scatenando le ire dei gattiani vedremo quello eh, che accadrà e poi ehm, ancora ehm, nel taglio alto la cronaca società sconosciute al fisco evadono 3,4 milioni max evasione fiscale sequestri della finanza di spalla critiche a Trenitalia orari impossibili per i pendolari di Giulianova Silvi Primo passaggio ok per il piano regolatore, la disavventura sbagliano strada e passano la notte in eh, campagna. E poi ehm, ancora a cronaca, Don Gian sventa l'assalto alle poste. Il parroco di Torano si accorge delle ruspe e chiama il 112. Nel taglio basso, parco nazionale per il Tar Navarra resta. Presidente, poi dopo la fusione la BCC di Castiglione e Pianella, stasera porta a cena 5.000 soci. A centropagina la fotonotizia, ritorno al passato: eh, Teramo, caos, esonerato. Mister Nofri, in panchina ritorna Zauli. E dunque, questa è anche la prima pagina della città. Adesso apriamo lo spazio invece dedicato al Nazionale, di cui abbiamo avuto un assaggio già. Andando a guardare la uh, prima pagina uh, del uh, centro, uh, partiamo dal Corriere della Sera. MPS: lo Stato pronto ad entrare. Credito, l'aumento uh, di capitale, le voci sul no della BCE alla proroga non c'è una decisione finale preparato lo schema del decreto ma la banca avanti con fondi dei privati eh, praticamente la eh, banca Monte dei Paschi aveva chiesto una proroga di 20 giorni a causa dell'instabilità politica per l'aumento di capitale proroga chiesta alla BCE eh, a quanto pare anche se non c'è ancora una nota ufficiale, la Banca Centrale Europea ehm, si appresterebbe a negare questa eventualità al Monte dei Paschi ehm, e dunque c'è caos nel sistema bancario italiano con anche la speculazione dei mercati che eh, sta facendo eh, la sua parte, eh, ieri meno 10% in borsa per il Monte Paschi. Eh, governo Gentiloni favorito, spinta di Renzi e parte il percorso per scegliere il leader del PD. I due argomenti eh, si legano eh, a doppio nodo, eh, quello delle banche e quello dell'instabilità eh, eh, al governo dovuta proprio al eh, referendum eh, costituzionale, al suo eh, risultato, il Presidente della Repubblica sta conducendo. Le consultazioni con i gruppi politici ieri quelli minori, oggi ci saranno ehm, invece i partiti eh, maggiori, tra cui quello di maggioranza del PD e poi eh, tutti gli altri vedremo quale sarà eh, la decisione del presidente Mattarella per risolvere nel più breve tempo possibile questa crisi di governo. Andiamo a vedere anche a centropagina quest'altra notizia, Bruxelles, nove anni per costruirlo, un palazzo per l'Europa da 321 milioni di euro e lo vedete, eccolo, eccolo qui il palazzo. Andiamo sulla Repubblica, crisi, cresce l'ipotesi Gentiloni, BCE per MPS, il tempo è scaduto, come vi ho detto i due argomenti si legano, ecco qui che anche sull'apertura um, uh, sull della Repubblica uh, troviamo i due argomenti uh, nello stesso uh, titolo, oggi la scelta del PD sul Premier, pronto il salvataggio pubblico, ma la banca, ehm, Monte dei Paschi, studia un'alternativa uh, uh, andando sul mercato. E poi come nasce la rete delle opposizioni? Andiamo in America, Trump, quell'America che non si arrende, eh, cresce e eh, continua ad alimentarsi il fronte del no al eh, presidente eletto, Donald Trump. Nel taglio basso gli ori dopati di Putin, accuse a mille atleti e poi mai avrei immaginato Super Mario in una app per quanto riguarda i videogiochi. Andiamo sul Sole 24 Ore, il principale quotidiano economico italiano, ovviamente apre e sulle banche MPS. Il CDA ritenta il piano eh, privato e giallo sul no della vigilanza BCE. Si punta a riaprire la conversione sui subordinati retail, ma serve l'ok ok della Consob, che è l'autorità italiana che è di vigilanza sulla borsa. indiscrezioni sul no alla proroga per l'aumento di capitale, la banca dice che non c'è stata alcuna comunicazione da parte della BCE, intanto il titolo crolla in borsa, meno 10%, e trascina a ribasso tutti i titoli bancari. Palazzo Chigi dice che il decreto è pronto per il salvataggio di Monte dei Paschi, ma non c'è ancora stato il Consiglio dei Ministri. Questo è un po' lo stato dell'arte eh, e poi troviamo anche ovviamente un articolo e un titolo sulla crisi di governo Mattarella accelera prende quota Gentiloni in corsa anche il ministro delle finanze eh, Padoan la deadline di Renzi dimissionario voto entro giugno consultazioni oggi al colle PD Forza Italia e Movimento 5 Stelle l'incarico domani o al massimo eh, lunedì del focus nel taglio alto del sole 24 ore, invece troviamo um, le eh, pensioni, cumulo gratuito anche per l'anticipata. Um, oggi c'è um, appunto la seconda puntata di questo focus sulla legge di bilancio. Andiamo avanti, andiamo a leggere eh, la stampa. Crisi Mattarella verso Gentiloni, il ministro degli esteri due volte a Palazzo Chigi, l'incarico forse domani, Totoministri escono boschi e eh, Madia Grillo dice niente trucchi o oh, oh, ci sarà una mobilitazione. Oggi il giorno decisivo con la consultazione dei partiti maggiori, la crisi di Monte dei Paschi tiene ancora in pista. Il ministro delle finanze Padoan che gode di ehm, diciamo, un occhio di riguardo da parte eh, dell'Europa e eh, ovviamente un ministro stimato ehm, in ambito europeo. Il caso Monte dei Paschi, la BCE e la Siena, aumento di capitale, nessuna proroga, ehm, queste per, per il momento sono le indiscrezioni. Andiamo a centropagina, ci spostiamo in Brasile, 6 omicidi all'ora, grande fuga dal Brasile in 4 anni, 279.000 delitti, l'ultimo un italiano ucciso in una favela e gli stranieri se ne vanno. Andiamo sul messaggero. Lo Stato pronto a salvare Monte dei Paschi? No, BCE alla proroga per l'aumento di capitale. Il Tesoro decreto per tutelare i risparmiatori. La banca? Non abbiamo ricevuto comunicazioni. Proseguiamo con l'operazione di eh, mercato. Il dopo referendum, il caso Siena, svela le debolezze del sistema a paese. Poi l'Eurotower. Ora cambiare le regole ottuse della vigilanza. Eh, per quanto riguarda la crisi di governo, la carta Gentiloni, tavolo sulla eh, legge elettorale. Renzi punta sul ministro, intesa nel PD, l'incarico probabilmente eh, ci sarà domani. Visto dal Quirinale esecutivo di scopo per accompagnare la riforma del voto. E poi squadra fotocopia, calenda in pol Boschi e Giannini verso, eh, verso l'uscita. Eh, riapriamo la pagina del, corrie, eh, scusate, del Messaggero. Uh, andiamo a Roma. La protesta della comunità cinese. Yao inseguiva tre scippatori. Il treno l'ha travolta alle spalle. È stato ritrovato a Roma lungo la linea ferroviaria. Il corpo della giovane cinese è scomparsa lo scorso lunedì. Yao Zhang, studentessa delle belle arti di 19 anni, è stata travolta da un treno mentre rincorreva i suoi scippatori a Tor Sapienza. E per far luce su questo, um, uh, su questo giallo. Um, uh, è stata um, molto utile una telecamera di sorveglianza di una ditta adiacente la uh, ferrovia, che ha ripreso uh, tutta la uh, drammatica uh, scena. Uh, andiamo avanti, il fatto quotidiano, Renzi pensa a poltrone e servizi il crollo Montepaschi lo fa pagare a noi, questo dunque il titolo di apertura del fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio, Governicchio e Gentiloni, il ministro favorito, ma Matteo detta le eh, condizioni. Nel taglio alto invece Edison, l'SMS della Mazzetta, me lo hanno detto i PM, la sentenza di scarica di bussi. Tutte le trame per le assoluzioni. Lo scoop di ieri del fatto su 3 milioni per il verdetto. L'avvocato di parte civile, l'azienda sta cercando di corrompere i giudici, hanno offerto soldi. È stato accertato eh, dalla procura che dice tutto falso. Chi mente e perché. Dunque, questa eh, la rivelazione del fatto quotidiano. Eh, si torna a parlare ovviamente della sentenza che riguarda la maxi discarica di Bussi sul eh, Tirino, eh, ricorderete la sentenza di assoluzione eh, davvero tanto eh, discussa. Eh, poi le nuove perizie su Infront, Calcio, Diritti TV e Fondi Neri Esteri, l'inchiesta sulla pista del eh, riciclaggio. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, nome per nome le coltellate nel PD Inchiesta, ben dieci correnti, veti incrociati, trattative, tradimenti, vendette e promesse, mentre Gentiloni rischia di diventare premier fino a luglio nel partito e tutti contro tutti. E poi a Centropagina, oggi blocco dei mezzi più inquinanti, domenica niente auto e moto, troppo sbogga a Roma, si va a piedi oppure a cavallo, come vedete nella foto. Andiamo sul libero Gentiloni, Premier a sua insaputa. Non ci toccherà mica questo. Qui si chiede eh, Vittorio Feltri, direttore di Libero. Renzi spinge il ministro degli esteri perché è il più innocuo e manovrabile. A Mattarella non piace. Ma la crisi Montepaschi accelera i tempi. Serve un governo che faccia un decreto per nazionalizzare l'istituto e spennare i risparmiatori. Dunque, questa è la posizione di eh, libero. Nel taglio basso, eh, scusate, a centropagina sempre le banche, alcune banche andrebbero lasciate fallire, parla il presidente di Popolare di Milano, la BCE, da 20 giorni a Monte eh, dei Paschi. La verità, ehm, il quotidiano fondato e diretto da eh, Belpietro. Appello ai lettori: firmate contro il Renzi Bis. L'uomo bocciato dagli italiani al referendum cerca di farsi ridare l'incarico da Mattarella. Vuole restare a Palazzo Chigi in barba a tutte le promesse. È un pericolo e va eh, fermato. Dunque, secco, secca posizione contraria ad un eh, Renzi bis e eh, ad un eh, governo comunque di uomini del Partito Democratico. L'alternativa Gentiloni, dal rosso Capanna alla Leopolda, il Conte Moviola sogna in eh, grande. E poi Melviolate e microspie in Veneto Banca, esposto svela una guerra intestina eh, nella nuova gestione dell'Istituto già nella bufera giudiziaria. Andiamo sull'unità, il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico, governo ipotesi Gentiloni, il PD a Mattarella, esecutivo di responsabilità nazionale che porti il paese al voto, prende quota il nome del ministro degli Esteri, tempi rapidi per il Congresso dei Democratici e poi a centropagina vittorie dopate con questa fotografia di Vladimir Putin. Il manifesto biscotto Gentiloni, il titolo su questa fotografia che ritrae Renzi, Mattarella e Gentiloni a Colloquio, il segretario del PD pretende un governo fotocopia e il ministro degli esteri a Palazzo Chigi, ma il Colle teme la tempesta bancaria e non esclude l'ipotesi eh, Padoan. Andiamo sul secolo XIX, Gentiloni scalda i motori, il PD vuole indicare il suo nome a Mattarella, ma Paduan resta in corsa, il ministro degli esteri verso Palazzo Chigi, l'ira dei 5 Stelle e l'avatar di Renzi, questa è stata la dichiarazione di Luigi Di Maio. Andiamo sul mattino di Napoli, il governo avanza Gentiloni, ancora eh, sulla crisi eh, di eh, governo. Andiamo adesso sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il quotidiano pugliese apre anche... Eh, Anch'esso sul, ehm, sulla crisi di governo, Gentiloni il nome della rosa. Renzi cerca di ricompattare il PD. Emiliano, lasci pure la segreteria, stoppa la proroga per l'aumento di capitale di, di Monte dei Paschi, MPS che crolla in eh, borsa. E adesso andiamo a vedere anche i titoli dei eh, principali quotidiani sportivi italiani. Andiamo sulla gazzetta dello sport e lo scudetto, balla sulle punte il titolo di apertura. Domani Torino Juve, lunedì Roma Milan, incroci decisivi per la corsa al titolo. Attaccanti sotto i riflettori, Belotti sfida l'armata di Guain, il ritrovato Zeco, l'astro nascente, la Padula. Nel taglio alto, notizia importante, la decisione del giudice sportivo che ha assolto Strotman. I giallorossi esultano, ha vinto il diritto, non ha simulato Strotman assolto. Accolta in appello la tesi difensiva, tolte le due giornate di squalifica, decisivo il contatto con Cataldi, l'olandese in campo contro Montella e Allegri. Inzaghi dice era da espulsione. Poi verso il derby di Torino, Caselli e il Toro, Appendino e la Juve domenica da tifosi andiamo sul Corriere dello Sport, due grandi novità per il nostro calcio vince l'Italia, quattro squadre in Champions dal prossimo campionato l'UEFA assegna la FIGC gli europei dell'Under 21 i primi quattro club di A subito alla fase Gironi due gare alle 19, 6 alle 21 gli azzurrini giocheranno in cinque sedi le finali del 2019 Tavecchio dice è un risultato storico poi nel taglio alto Milan e Juve Strotman c'è, Prova TV inammissibile. La Roma dice: Giustizia è fatta dopo la sentenza eh, d'appello. Andiamo su Tutto Sport. Eh, I tifosi Juve, cari Granata, non mettete le mani avanti, le polemiche. Per la scelta di Rocchi, la reazione del popolo bianconero. Ma quali aiuti dagli arbitri? Pianic si prepara a sfidare gli Aic sulle punizioni. E poi conta aperto con Manzucchi, Ciurlo Art. Puntiamo anche noi alla Champions. Il portiere del Toro ritrova il bomber croato che l'anno scorso lo aveva battuto due volte, Benassi con l'influenza si scalda qua la difesa lavora sulle palle inattive per quanto riguarda il derby della mole E Poi fidatevi, ci penserà Higuain, Trezeguet, ho parlato col Pipita, ha capito l'importanza del derby, Manzukic strepitoso, bravo Allegri, più di così, evidentemente per Trezeguet non si può fare. Poi Oro, vulcano che esploderà. Pulici, Miailovic ha restituito orgoglio e passione. Abbiamo bisogno di una bandiera. Belotti può eh, diventarlo. E questo era anche eh, tutto sport. Adesso noi ci fermiamo per la pausa pubblicitaria. Prima, però, andiamo a vedere le previsioni meteo con Meteosei e il nostro eh, meteorologo Luca Mennella. Poi torneremo con la seconda parte per la lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione e dunque andiamo a vedere le pagine interne dei nostri eh, quotidiani. Eh, partiamo dal quotidiano Il Centro. Galassia partecipate società pubbliche oltre 1000 Aera X, Corte dei Conti in Abruzzo risparmi e obiettivi disattesi. Regione, province e comuni nel mirino per la gestione delle 1034 partecipate. I costi della politica fusione tua e poco altro il nodo del riordino. Troppo, eh, troppe e poco omogenee le società sotto il controllo della regione. Nel frattempo si risparmia sugli stipendi dei consigli di amministrazione. Alla fira la finanziaria regionale, il presidente del CDA Alessandro Felizzi, prende un'indennità annua di 25.200 euro in più. Ehm, più 100 euro di eh, gettone di presenza. L'Arta il direttore generale Mario Amicone va ehm, il 70% ehm, di un direttore della giunta regionale, circa 94.000 euro l'anno e una parte variabile che può arrivare al 30% in base ai risultati. Ci sono anche i commenti degli amministratori, qui Pescara restano dubbi sui risparmi eh, conseguibili. All'Aquila Cialente dice previsti tagli di spesa ma troppi dirigenti. A Teramo eh, Renzo Di Sabatino, amministratori superiori ai dipendenti, a Chieti eh, Mario Pupillo dice piano esaustivo e dettagliato per la eh, provincia. Andiamo avanti sempre sul quotidiano Il Centro, ma passiamo alla pagina Abruzzo, Fusione Calda, L'Aquila mette i paletti su Confindustria Unica, il Presidente Fracassi, passo giusto, ma gli immobili devono restare fuori e Zecca non strumentalizzi la nostra posizione, giunta convocata per eh, venerdì. E poi Rani e D'Alfonso, burocrazia post-sisma più veloce, riunione in regione con il commissario e i sindaci, notizia che ritroviamo eh, passando, anche, eh, passando al messaggero, troviamo anche sulla pagina Abruzzo del eh, quotidiano romano. Sisma 12.000 verifiche ancora in attesa. Dalfonso e i sindaci incontrano i ranni più veloci con incarichi ai tecnici privati. Appena avviata la rivoluzione responsabilità ai professionisti nominati dai proprietari e poi la rivoluzione digital nell'Abruzzo 0.0, niente sviluppo senza banda ultralarga. Ritorniamo sul eh, quotidiano Il Centro. E andiamo a vedere le altre notizie dalla pagina Abruzzo, le modifiche al piano sia alla caccia ai cinghiali anche sul litorale. Passa in commissione la modifica al regolamento. Da gennaio si può sparare anche nelle aree non vocate. Allora possiamo andare a vedere insieme il servizio su questo argomento preparato dalla nostra redazione Aquilana e dal collega Filippo Tronca estensione della caccia al cinghiale anche nelle aree non vocate, ovvero nelle colline, nelle aree costiere, anche mediante la braccata, ovvero con battute di caccia che utilizzano mute di cani. Il provvedimento arriverà in Consiglio regionale la prossima settimana ed era stato richiesto a gran voce dagli agricoltori di tutto l'Abruzzo e in particolare da ben 60 sindaci del Chietino, preoccupati dei voraci branchi di ungulati che oramai sono arrivati immortalati da foto che hanno fatto il giro del web anche in riva al mare e che devastano le coltivazioni fino a pochi anni fa risparmiate dalle loro scorribande. Al nostro microfono il sindaco di Rocca Scalegna, Domenico Giangiordano. Questa è una battaglia che, come sapete, l'abbiamo iniziata da settembre perché eh, quest'anno abbiamo avuto dei casi anche mortali di incidenti sui cinghiali. Dopo varie battaglie con il prefetto, siamo stati accolti dall'assessore, il quale ci ha riuniti in tavoli tecnici dove noi abbiamo portato le nostre proposte. Noi viviamo i territori, sappiamo quali danni stanno creando questi cinghiali, sia alle colture sia proprio all'incolumità fisica delle persone. Immaginate che le persone hanno paura di uscire la sera a farsi la passeggiata. Resta però una forte divergenza su chi deve fare i piani di abbattimento annuali. Il progetto di legge licenziato in Terza Commissione Agricoltura prevede che a farli deve essere la regione che ha assunto tale compito dalle province in via di ridimensionamento di deleghe personale. Il centrodestra sostiene invece che i piani di abbattimento debbano essere invece affidati ai 12 ambiti territoriali di caccia, organismi associativi composti dagli stessi cacciatori dei rispettivi territori che si occupano di gestione della fauna selvatica e di programmazione dell'attività venatoria. E adesso passiamo alla pagina di Pescara che apre con la cronaca per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. L'ultimo saluto, addio a Jennifer tra fiori e palloncini. Folla ai funerali della giovane uccisa accoltellate dall'ex fidanzato Don Valentino, il parroco della chiesa del Beato Nunzio, e con il suo papà e insieme ci dicono di amare la vita e poi c'è l'iniziativa del centro Ananche per il 15 dicembre una fiaccolata in piazza per dire no alla violenza uh, sulle donne il ricordo e la nonna legge la poesia per il papà è stata la nonna di Jennifer a leggere in chiesa i versi che la ragazza ha dedicato al padre Camillo e ha lasciato sulla tomba dell'uomo forse per cercare di metabolizzare la perdita del papà che ha elaborato con eh, difficoltà eh, dunque questi queste alcune delle immagini del, dei funerali, vedete la bara, la bara bianca portata a spalla all'interno della chiesa nel quartiere San Donato di Pescara. Una vicenda questa che sta andando avanti anche sul profilo giudiziario: con l'assassino Davide Troilo, l'ex compagno 32enne che è in carcere a San Donato con l'accusa di omicidio volontario. Si attendono i risultati dei rilievi del RIS di Roma. Andiamo, andiamo avanti, San Donato sotto shock, vogliamo la polizia durante la messa, il parroco dopo l'arresto dell'aggressore in chiesa e i domiciliari nell'edificio qui accanto, abbiamo il pericolo. In casa e poi la madre chiede scusa ma aiutate mio figlio, combatto da anni ma da sola non ce la faccio più, va curato, chiuso lì dentro, può fare stupidaggini. Una vita sfortunata, le sue crisi sono iniziate alle medie, in classe i compagni lo picchiavano di continuo, non dormiva più la notte, fui costretta a, a ritirarlo e poi arrestato per evasione, mi fa male la gamba e fugge in eh, bicicletta. Restiamo sempre a Pescara la protesta per le luminarie. Porta Nuova, negozi contro il Comune. Qui neanche una luce. In piazza Unione, cartelli contro l'amministrazione. Quartiere dimenticato: perché gli eventi sono in centro. Dunque, eh, queste le critiche dei eh, commercianti di Porta Nuova. E poi il traffico in via De Gasperi, eh, parte l'esposto dei residenti. Il dossier sulle zone più congestionate ha messo in allarme il Comitato Cittadino. A noi la maglia nera per il numero di auto, pronti a dare battaglia al Comune. La Giunta sblocca i lavori da un milione per rifare le strade, intanto i progetti approvati, ha spiegato il vice sindaco Enzo del Vecchio, consentiranno di conferire dignità a diverse realtà urbane unitamente alla messa in sicurezza delle strade dai pericoli di incidenti e non solo veicolare. Ancora da Pescara, comune a caccia di privati per rilanciare il Rampigna, l'impianto di via Spalti del Re è in stato di abbandono da un anno e mezzo, Diodati per sistemarlo servono 800 mila euro, chi è interessato si faccia avanti e poi la polemica politica sempre in comune, caso Teodoro è polemica, il centrodestra dice sfiduciamo Alessandrini con le firme anche dei consiglieri della lista Teodoro, allora Andiamole ad ascoltare i consiglieri di centrodestra nel prossimo servizio. Giunta e Consiglio Comunale di Pescara paralizzati dall'ostruzionismo della lista Teodoro, i rappresentanti di opposizione del centrodestra puntano il dito contro le divisioni nella maggioranza che governa il capoluogo adriatico e contro la decisione del sindaco Marco Alessandrini di estromettere dal rimpasto di giunta Veronica Teodoro. Secondo Marcello Antonelli, capogruppo di Forza Italia, si sta creando un Vietnam inaccettabile e per questo invita i due consiglieri della lista Teodoro ad appoggiare la mozione di sfiducia al sindaco pronta dall'estate dello scorso anno. È no. una situazione davvero inaccettabile perché è la città stessa ad essere bloccata. Siamo in attesa di discutere delibere importanti di urbanistica, c'è cioè l'approvazione del bilancio di previsione e tutto questo deve soggiacere invece a quello che in qualche modo è un vero e proprio ricatto politico nei confronti del Sindaco Alessandrini, senza poi che da parte della lista Teodoro ci sia la necessaria chiarezza ed è il motivo per cui noi. Li invitiamo pubblicamente a sottoscrivere con noi una mozione di sfiducia nei confronti di Alessandrini, pronta dall'estate del 2015 in occasione della famosa triste vicenda della, del divieto di balneabilità. Mancava una firma adesso. Se i due colleghi della lista Teodoro sono d'accordo, sottoscrivono quella mozione di sfiducia, portiamo il dibattito sulla inadeguatezza del sindaco Alessandrini e della sua giunta in Consiglio Comunale di fronte alla città. Dello stesso avviso Guerino Testa, della lista Pescara in testa. E loro dicono e sostengono che il sindaco Alessandrini è un sindaco mediocre, però continuano a dire che restano nel, centro, nel centro-sinistra. Quindi adesso non sappiamo se questa loro tattica è una tattica tesa ad avere anche un qualche tornaconto politico. Eh, noi a differenza della lista Teodoro dal primo giorno, anzi dopo qualche giorno, appena abbiamo visto all'opera Alessandrina e sua giunta, abbiamo detto che questa era un'amministrazione molto ma molto mediocre e i fatti ci stanno dando ragione perché se facciamo una, eh, una carrellata su tutti gli atti fatti e non fatti da questa amministrazione possiamo dire che ormai Pescara sia immobilizzata. Restiamo, restiamo alla politica Province Risorte di Marco Battecasse. L'apertura della pagina di Pescara del eh, Messaggero. Il successo del No ha restituito lo status di ente costituzionale alle province. Ora lo Stato ci eroghi i fondi necessari per scuole e strade, dice Di Marco. Mai discussi gli emendamenti del LUPI alla finanziaria, speriamo nell'intervento forte del presidente Mattarella. Intanto l'8 di gennaio si vota per il rinnovo dei consiglieri a Palazzo dei Marmi, il capo invece è confermato fino al 2018. Adesso torniamo sul quotidiano Il Centro e andiamo a vedere le altre notizie dall'area metropolitana. Cantiere sul lungomare sequestrato dalla Forestale, siamo a Francavilla, Blitz nella palazzina in costruzione vicino al mare che dovrebbe ospitare anche un ristorante. Il terreno è di proprietà della Masciangelo SRL. Eh, questi sigilli apposti vedete anche... La fotografia dal comando stazione di Ortona della Forestale su impulso della Procura della Repubblica. Uh, a, a San Giovanni incontro con il sindaco i cittadini vogliono le ronde contro i furti nelle abitazioni andiamo sulla pagina di Montesilvano per la variante più lunga servono 100 milioni di euro il progetto per far arrivare la galleria I Pianacci fino al casello di Città Sant'Angelo al centro dell'incontro in comune con il seratore Altero Matteoli, presidente della commissione lavori pubblici del Senato, ma l'ANAS ha disertato l'incontro. E allora andiamo a vedere questo incontro nel servizio. Francamente, non si parte da zero, basta la volontà politica per realizzarlo. Il completamento della variante alla statale 16 deve tornare nell'agenda politica del governo e questa è la richiesta raccolta dal Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Senato, Altero Matteoli, che a Montesilvano ha partecipato ad un convegno organizzato dall'amministrazione comunale e a cui hanno presenziato anche la provincia di Pescara e la regione Abruzzo per discutere del futuro dell'asse viario a scorrimento veloce servono almeno 100 milioni di euro per portare a termine il progetto, soldi che Anas non ha e poi il cammino dell'opera attesa da decenni da tutta l'area metropolitana e anche dalla regione deve riprendere, spiega Matteoli, da dove si è fermato e quindi i tempi non saranno certamente brevi. Il DPF approvato dal Parlamento DPF 2008-2012 era inserita questa opera. Poi i governi successivi lo hanno tolto, ora però si tratta di coinvolgere l'ANAS, si tratta eh, ora se viene fatto un nuovo governo di poterla portare anche nella commissione che io presiedo per vedere di trovare anche alleati tra gli altri membri della commissione per poter insistere e fare pressione sul governo, sul ministro del Rio in questo caso o comunque su chi andrà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e poi spingere molto su ANAS. Nel convegno a cui hanno partecipato anche i rappresentanti dei Comitati Civici di Montesilvano si è parlato anche del presente della variante. A breve la galleria I Pianacci inaugurata nel 2009, verrà sperimentalmente limitata alla circolazione in senso unico verso sud. La galleria infatti non è a norma e tra le più pericolose del nostro paese e sopporta un carico di 35.000 veicoli, troppi per le potenzialità attuali. La proposta di Anas, accolta dal tavolo prefettizio però, è molto discutibile e rischia di far tornare Santa Filomena alla situazione ante apertura della galleria, spostando traffico e smog nella zona al confine con Pescara. È una soluzione che comunque eh, avrà una validità soltanto di qualche mese, dopodiché rifaremo una valutazione sul tavolo prefettizio da cui questa soluzione è uscita per cercare di garantire quella che è la celerità degli spostamenti dei nostri cittadini e delle merci che transitano oggi su quell'arteria con quelle che sono le necessità della, eh, della sicurezza che deve garantire comunque l'accesso e la viabilità all'interno. Adesso andiamo a Loreto, una caserma nuova per i carabinieri con 700.000 euro si costruirà l'edificio che dovrà sostituire quello lesionato. Nel frattempo i militari saranno due volte a settimana nella sede della eh, biblioteca. Rosciano, ustionata dall'acqua bollente, anziana in ospedale, è rimasta ferita a un braccio e ha una gamba. Passiamo sul Messaggero, adesso andiamo a vedere. Eh, le eh, altre notizie dalle altre province. Iniziamo dall'Aquila, col center, il caso a Ministero e Imps. Eh, commessa in scadenza, Cialente si impegna ad incontrare il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza, Tito Boeri. Giorgio De Mattei chiede un consiglio comunale straordinario. Gran Sasso L'Aquila. Um, um, rugby, derby con le maglie dedicate al lavoro, l'intera città mobilitata per i 560 dipendenti che rischiano il posto una volta esaurito il contratto di fornitura uh, dei servizi eh, poi il comune, eh, sede unica all'autoparco bando internazionale per il progetto, la giunta approva il documento preliminare che recupera la scelta iniziale del sito di Pile. Poi il restyling Ponte Belvedere via il cemento la campata sarà in acciaio. Fracassi Chirema contro un'unica confindustria non capisce il suo ruolo. Il presidente territoriale della territoriale aquilana esito da stabilire, non contano i patrimoni ma soltanto i servizi e le imprese per quanto riguarda la fusione delle varie territoriali di Confindustria la sanità, la CGL allarmanti tagli di spesa sul personale questa la denuncia del sindacato nel Mirino, Mirino c'è la delibera di giunta esattamente la 741 del 15 novembre scorso e poi andiamo sulla pagina di Avezzetti. Sul Mona, servizio rifiuti, l'appalto è a rischio, la sentenza della Corte di Giustizia mette un paletto, all import... uh, mette un paletto importante all'affidamento fatto dal comune al Cogesa, il rebus verrà risolto dai giudici del Consiglio di Stato e il presidente del Consorzio. Ecco le possibili ripercussioni. Quaglia spiega se tutto venisse dichiarato illegittimo si andrebbe verso il caos. E poi Pescassero e Liparco pubblicato l'avviso. Per la scelta del nuovo direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. Nel taglio basso, Caos pronto soccorso, attese troppo lunghe ad Avezzano, morto in clinica il giornalista Paris e poi De Cesare. Noi con Salvini vuole le primarie. Andiamo a vedere anche la pagina di Chieti. Morto dopo 18 giorni, l'artista caduto nel canale davanti casa. Vittorio Poglio si è spento a pescare, precipitato pulendo le sterpaglie. Dopo Aver battuto la testa, era finito in coma. Condizioni mai migliorate, poi purtroppo il decesso. Delitto di Marco: maxi multa da 20.000 euro per il Tre eh, Assi. Il locale è finito al centro della eh, cronaca la notte del 9 ottobre scorso quando Fausto di Marco Musicista tiatino di 39 anni è stato ammazzato sul marciapiede di Via Pescara tra il circolo e il ehm, negozio di kebab, con un fendente sferrato alla gola con un collo di bottiglia eh, rotta. Nei giorni scorsi, la questura di Chieti ha notificato al titolare delle Tre Assi una serie di sanzioni per un totale di 20.000 euro. L'avvertenza alla ASL, mense ospedaliere, tagli drastici, proclamato lo stato di agitazione natale drammatico per gli addetti alla ristorazione della ASL, i 137 che fino ad oggi hanno garantito il servizio mensa andiamo alla pagina di Lanciano Vastortona, ora il Ducato passa anche per il porto, la compagnia della Grimaldi ha scelto lo scalo marittimo per l'imbarco di un lotto di furgoni prodotti dalla Sevel, lo stabilimento di Piazzano da Tessa, in questo momento ha un surplus di produzione di mezzi che deve smaltire Nervegna, questo segna l'inizio di un'importante collaborazione con il gruppo armatoriale e poi a Lanciano, un ponte per l'integrazione, progetto per i rifugiati a San Salvo, Mortoni Cola d'Amelio in 2000 al funerale. Scendiamo in basso nella pagina, svaligliato cinquina colpo da 100.000 euro a Lanciano, rubati pedane di olio imbottigliato sottacedi, fusti di olive e un furgone eh, Mercedes e poi sempre a Lanciano, tribunale, ancora un no alla chiusura, ehm, a pronunciarlo è il sindaco Mario Pupillo, a vasto variante della Statale 16, l'ipotesi del tunnel. Passiamo alle notizie eh, da... Ehm, dal Teramano, andiamo sulla città. Teramo, la funivia sarà un referendum su Brucchi. Martedì il progetto all'esame del Consiglio Comunale. Grande attenzione su come voterà la maggioranza e se si voterà. Incontro con D'Alfonso. Lunedì il governatore sarà a Teramo per discutere del master plan e dei fondi all'interno del patto. Evitare il voto per il sindaco è la priorità assoluta, così eviterebbe ogni possibilità di finire nei guai politicamente. La mossa grillina. Berardini spera. E prepara la richiesta di un referendum civico per far decidere ai Teramani. Per il Tar Navarra può restare al parco, rigettata la sospensiva contro la nomina del presidente, si deciderà nel merito in primavera. E poi, per quanto riguarda la cronaca, è investito una ragazzina e un'anziana, sempre nel capoluogo Teramo. Le verifiche sismiche, abbiamo già visto in precedenza, sono in ritardo, c'è stato un incontro con il commissario. Errani. E poi ancora il comune taglia le gambe alla Tercop, riduce eh, gli stagli unilater unilateralmente, chiede il pagamento della COSAP durante il contenzioso. Intanto la gara non si fa. Cocciolito deve dimettersi eh, dalla Riccitelli dopo l'assoluzione Nuove Armonie, Spara Zero su Stampa, Città Mafiosa e Società degli eh, Spettacoli. Uh, la BCC porta a cena i 5.000 soci. Stasera a Montesilvano il primo appuntamento dopo la fusione tra Castiglione e, e, e Pianella, e, e Teramo ci sarà questa cena dei soci. Andiamo ancora avanti. Il pilomat inutile non funziona più, spento dopo le scosse, mai riattivato. Ora consente la solita sanatoria su via. Capuani. Andiamo in provincia: max evasione fiscale, denunce e sequestri. Niente denuncia dei redditi per 3,4 milioni di euro. La finanza di Ascoli indaga su tre Rosetani, un Giuliese e un Albense. Sequestrati beni per 470 mila euro, rappresentati da sei abitazioni nelle province di Ascoli e Teramo e da 29 conti corrente, depositi e titoli individuati in alcuni istituti di credito di Ascoli, Teramo, Fermo e Milano. Andiamo ancora avanti. Don Gian sventa l'assalto alle poste, Torano Nuovo cercano di sfondare il muro con la pala meccanica, ma il prete lancia l'allarme e sventa il furto. Passiamo adesso allo sport. Andiamo ad aprire la pagina dell'Abruzzo Sport del quotidiano Il Centro. Andiamo. Um, a vedere uh, ovviamente la Serie A che in primo piano con la partita di questo pomeriggio alle 18 all'uscita di Crotone tra Crotone e Pescara, Oddo chiede conferme, voglio rabbia e aggressività il tecnico giocheremo per vincere ma l'importante sarà non perdere Campagnaro e Pepe sono ok Nicola invece prepara una bolgia Oddo rilancia l'argentino al centro della difesa al fianco di Ghiomber, il tecnico del Crotone serve la spinta del pubblico previsti 8 mila uh, Spettatori, un clima infuocato allo eh, Ezioschidia di eh, Crotone. Andiamo a vedere anche le probabili eh, formazioni. Prima di, ehm, eh, di passare ad ascoltare le parole del tecnico Massimo Oddo. Eh, per quanto riguarda il Pescara Bizzarri in porta, Biraghi, Ghiomber, Campagnaro e Zampano. La linea 4 di difesa Ver Brugman e Memusciai a centrocampo. Dietro eh, l'unica punta Pepe, eh, Benali e Caprari. Il Crotone risponderà. Probabilmente con Cordez in porta, Sampirisi, Ceccherini, Ferrari e Martella in difesa, eh, Rodden, Capezzi, Barberis, Stojan a centrocampo, Trotta e Falcinelli davanti. Dunque andiamo ad ascoltare il tecnico Massimo Oddo. Abbiamo fortunatamente recuperato tutti. Pepe si è allenato, sta bene. E anche Campagnaro fino a, cioè, si è allenato col gruppo anche ieri, ha fatto non tutto l'allenamento ma qualcosa stamattina. Ha fatto il test definitivo, non ha sentito dolore, quindi è, è disponibile. Non c'è una partita eh, che, che è meno fondamentale di un'altra, perché sono sempre tre punti, che sia uno che sia l'altro. Poi è ovvio che negli sconti diretti è ancora più importante. Eh, però sappiamo che andiamo a giocarci una fettina importante del campionato perché è uno sconto diretto, perché è importante fare punti in un campo comunque complicato. Il Crotone è una squadra che ha raccolto più o meno come noi, ma è una squadra in salute perché chi l'ha vista, chi ha visto le ultime partite è una squadra che è sul pezzo, è viva, dà filo da torcere a tutti, un po' come noi. Certamente la pressione un po più, pende un po' più dalla loro parte, perché ovviamente giocano in casa. Sappiamo che è un campo, ci siamo passati l'anno scorso, no? è un campo caldo, molto caldo, loro certamente partiranno forte, vorranno metterci in difficoltà, ma noi andiamo a Crotone per fare la nostra partita, convinti, decisi e provando a fare il risultato. Questa è una squadra che, secondo me, è un po' più attendista in determinati frangenti della partita. È molto ordinata: è una squadra molto ordinata in campo e che sfrutta molto, molto bene le ripartenze. Hanno giocatori veloci, rapidi. Quando ripartono, ripartono tutti assieme: 4-5 giocatori sono veloci. Quindi. Alberto sta bene come stanno bene tutti gli altri, quindi in questo momento abbiamo recuperato giocatori, la scelta è più ampia certamente delle scorse settimane e vediamo, vediamo anche in base a come vogliamo affrontare la partita, in base a, a quello, alle caratteristiche che servono in campo, però tutti hanno delle chance, ovviamente non è che diamo vantaggi. E... Ancora Pescara sul messaggero, Pescara ci giochiamo la salvezza oggi a Crotone. Oddo recupera Campagnaro in difesa e poi Ferrari cerca il bis contro il Delfino. Già fatto gol. Spero che lo Shida sia il nostro uomo in più. Grazie ai tifosi. Anche Memushai è temuto dai calabresi. L'albanese ha segnato nelle ultime tre sfide. Pepe Recupera e giocherà titolare con Berali alle spalle di Caprari, come abbiamo visto anche sul quotidiano il centro. Dove adesso torniamo per aprire invece la pagina dedicata alla Lega Pro con il ribaltone in casa terra. Teramo bolla, richiama Zauli dal Nofri. Non si tocca l'esonero nel giro di un giorno. L'amarezza del tecnico Nofri. Adesso non ho voglia di parlare, lo farò a mente fredda sulla panchina del diavolo per 87 giorni. Andiamo a vedere anche il titolo della città, sempre sul ribaltone in casa Teramo. Andiamo ad aprire il eh, giornale e torniamo sulla pagina dello sport. Ritorna Zauli ma nel teramo regna il caos. Campitelli conferma Nofri, bolla gli fa cambiare idea, torna l'ex tecnico che in conferenza stampa dice rispetto tutti e soprattutto il presidente, ma non parlo di biscotti. Allora andiamo ad ascoltare il tecnico Zauli. La società mi ha richiamato. Quindi in un momento così delicato la ringrazio, perché vuol dire che nonostante l'esonero, e non ci voglio entrare perché non avete mai sentito una frase da me, il dopo esonero, non avete mai sentito una mia intervista durante le partite, che è facile dopo ogni tanto qualche sconfitta fare un'esternazione infelice, non mi avete mai sentito parlare perché so quanto è difficile. Sono qua per ricercare di dare un'identità a una squadra, la mia, perché chiaramente se sono qui è la mia, credo che i giocatori abbiano le capacità per fare un buon campionato, a patto che si diventi squadra. Campitelli lo stimo, mi ha scelto lui l'anno scorso, dopo l'annata di Sant'Arcangelo, eh, accetto i consigli, ma io non parlo di biscotti. Credo fortemente nel ritorno di Zauli, ho detto quello che era la mia eh, indicazione, poi è chiaro che, come ha detto anche il mister, il presidente... È in cima a, a, alla piramide e quindi eh, da, parte, da parte sua ci deve essere l'ok, okay, altrimenti diventa comunque complicato. Eh, la scelta di Zauli è stata eh, prima la scelta di eh, esonerare eh, Nofri eh, ed è stato, ripeto, un, eh, un discorso di società. Sulla scelta di Zauli eh, è stata una scelta ponderata. Dopo Lumezzane noi perdemmo una partita non giocata bene, la prima ad agosto, 40 gradi, noi abbiamo sbagliato l'approccio iniziale, poi l'avevamo ripresa, poi l'abbiamo persa con gli episodi e lì avevo già perso il castello di quello che c'eravamo costruiti. Quello è stato il mio errore. Le altre notizie di sport. Andiamo sul messaggero. San Nicolò la Cenerentola d'Abruzzo è al comando della Serie D, vetta della classifica per la squadra allenata da Epifani e poi il calcio a 5 Pescara 5-5 con l'Avellino, a quest'apone oggi contro il Real Rieti. Ritorniamo sul quotidiano Il Centro per parlare di basket. Andiamo a vedere il basket di A2 domani in campo di Paolo Antonio, Roseto rialzati, Mortellaro carica la Proger, Verona sta rendendo al di sotto delle possibilità, sarà una battaglia fisica. E questa era anche l'ultima notizia della nostra rassegna stampa, mattino 6 termina qui, tornerà lunedì alle ore 7, la nostra informazione invece con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana.